ritroviamo qua a Legnano, oggi abbiamo fatto l'allenamento insieme, è stata una giornata parecchio intensa, e però insomma ti vedo in grandissima forma, siamo a 5 settimane dalla gara e cioè, decisamente siamo in linea con la tabellina di marcia, quindi come ti senti? Adesso stanca, però è stata una giornata utile per molti dettagli che ho imparato, per vari tips che mi hai dato e che sicuramente sfrutterò in queste 5 settimane prima di questa gara, ma poi eventualmente sempre, tutto il resto del tempo che mi allenerò. Ho visto anche tanti esercizi nuovi, mai visti, insomma, un lavoro un po' diverso dal punto di vista della gara. No, sono stracontento perché comunque dalle foto e video che mi mandavi ho visto che c'era un'ottima condizione, comunque sei cambiata tantissimo nel corso degli ultimi mesi ma anche settimane, adesso i cambiamenti in realtà sono di giorno in giorno, perché comunque è una condizione estremamente positiva e ottima, ma soprattutto vedendoti di persona mi sono reso conto che sei molto molto competitiva, quindi la gara si avvicina, sarà il tuo debutto, però sicuramente farai bellissima figura, decisamente. E praticamente so che adesso abbiamo impostato il tutto anche con un approccio flessibile alla dieta, quindi so che per esempio hai un viaggio anche in poche settimane. Esatto, un viaggio sì, via per qualche giorno, però diciamo che spero che non influisca troppo negativamente sulla preparazione, ma sono sicura che sarà così, perché fino ad oggi diciamo che proprio l'approccio flessibile mi ha aiutato veramente tanto a organizzarmi anche con i pasti fuori e tutto il resto. No, sei stata brava tu anche, perché comunque l'idea adesso è in queste ultime settimane di stringere un po' la cinghia, esatto, in modo poi che possiamo fare un diet break poco in prossimità della prova canta e tu possa gestirti un po' meglio questi ultimissimi giorni. Poi oggi si parlava anche magari di ritrovarci qua una settimana dalla gara, così posso valutare la tua condizione e fare gli ultimi tweaks, gli ultimi aggiustamenti prima della gara. E quindi no, ti dico, sono quasi eccitato per te, come se salissi sul palco io, perché veramente sono stracontento, sei super competitiva, ti alleni anche molto bene. Mi ricordo nella nostra prima intervista che dicevi che comunque eri una di quelle che faceva fatica a fare educazione fisica. Mi sorprende perché comunque hai una naturalità nei movimenti che è veramente impressionante, quindi sono davvero contento. Come obiettivo di quest'anno, cioè oltre a questa gara di selezioni, ti sei fissata altro? Vediamo poi come va questa gara, come mi sento sul palco, se mi sento in soggezione, non in soggezione, naturale, non naturale, poi vediamo se si riesce a continuare il percorso almeno fino alla fine dell'anno. Certo. Pian piano vedere come va, forse per volta, però si riuscirebbe sicuramente a andare avanti. Sì, cioè la cosa che succede di solito a chi debutta, è successo anche al sottoscritto, è che quando uno comincia in realtà non vuole mai più fermarsi, in gergo comunque nel settore si dice ti viene la scimmia per le gare, o comunque insomma cominci a gareggiare una dietro l'altra, o comunque insomma riesci ad avere la possibilità di testarti, di metterti a confronto con altre atlete del tuo stesso livello, e quindi cominci meglio a capire quali sono i tuoi punti deboli, quindi su cosa lavorare poi in off-season. Quindi sono sicuro che questo potrebbe essere lo scenario e predire quello che succederà anche con te. Beh, per oggi direi che è tutto, poi noi insomma continuiamo comunque a documentare il tuo percorso alla gara. Ci vedremo probabilmente di nuovo qui a Legnano per un'altra sessione di allenamenti e vedere un attimo le ultime cose, le pose, poco prima della gara a Torino, il 19 maggio. Per il momento ti lascio tornare a casa, sei libera. Alla mia cena. E puoi andare a mangiare e a rilassarti. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao.